Allora, amici, buongiorno. Eccoci qua, vedo già collegato dalla sua casa in Brianza, giusto, Fra? A Sì, siamo in Brianza, qua Mariano Comense. Vedo Francesco, ti è venuta la barba da Castaway. Sì, Ma mi anche scusi. perché tra pochi giorni, il 2 maggio, compio 40 anni. Quindi Porca ho detto, mi faccio crescere la barba e la taglio quando compio 40 anni, capito? hai 40 anni di grande. Sì, 40 anni è tanta roba, è tanta roba. Sono contento di essere arrivato a 40 anni. Così magari la smettono di darti del ragazzino, hai capito? Sì, ma poi non succederà mai perché comunque sono sempre il solito cazzone. Però dai, cioè, 40 anni è comunque un momento importante della vita di una persona e quindi caso vuole che poi capita anche in un momento come questo. Quindi in qualche modo 40 anni uno dovrebbe mutare, cambiare. Oggi questa mutazione deve essere ancora più veloce, ancora più profonda perché il mondo, lo sappiamo io e te che lavoriamo a contatto col mondo dalla mattina alla sera. Lo sappiamo che non sarà più come prima, sarà una cosa diversa e quindi dobbiamo mutare, dobbiamo cambiare. Va bene. Allora, a tutti gli amici che sono già collegati con noi, chiedo di cliccare, condividi, dai, dateci una mano a far dare questa. Fallo anche tu, Fra, devi andare sulla mia Condivido. pagina Facebook, Vado, sulla mia vado, pagina vado. con il flag blu, Roberto Re, con col flag blu, vai lì, vedi e metti condividi, così facciamo girare un pochino. Vado. Intanto vorrei sapere se c'è Fabio in regia. Tutto a posto, Fabio, come stai oggi? In che location sei oggi? Visto che Allora, abbiamo Francesco. Ah, ti sei messo in mezzo, guardalo! Si è messo in mezzo. ho scelto la migliore, visto che sei stato presentatore di diverse in Italia. In onore che hai presentato tante Miss Italia. Devi sapere, ieri Pietro Albertini e Fabio si trovava sugli spalti di San Siro. Insomma, Fabio volta si sposta È un strategicamente. artista, è un artista, è un artista. Però direi che questa volta, Fabio, fra tutte le location che hai trovato, devo dire che questa è quella Questa è dove quella ti che vedo. preferisco, eh? È quella più interessante, direi. Sì, vedo bravo, anche bravo, bravo, bravo. bravo, bravo. Va bene, Fra, condiviso? Vai, vai, fatto tutto, sparato tutto Bravo. nell'etere. Speriamo vada a buon fine. Allora, senti. Il grande pubblico ti conosce per Miss Italia, per le trasmissioni che hai presentato, per Capitan Uncino, che ancora adesso quando parte in Porta in discoteca alto la mano. Sì, 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 può sì, fare sì, l'altra sì. mano, però a me piacerebbe farti conoscere un pochino invece per quello che fai, per la persona incredibile a mio modo di vedere che sei, perché oltre alla Grazie, tua grazie. energia, al tuo entusiasmo, sei un vulcano di idee, di attività, di imprese, di un sacco di cose, di creatività. Però partiamo da Grazie, grazie. prima. Quanto ti è pesato il cognome pesante? Tu da Guarda. ragazzino cercavi di affrancarti da essere figlio di quello dei tuoi. Guarda, io allora ho avuto un sacco di fortune nella mia vita, tra cui sicuramente essere figlio di mio padre, ma forse la più grande fortuna che ho avuto è di avere una grande considerazione di me stesso, nel senso che ho sempre avuto una grande considerazione di quello che sono. Quindi, nel momento in cui mi sono accorto di essere figlio di Roby Facchinetti, non ho mai sofferto quel cognome, ma avendo una bella considerazione di me, mi sono sempre detto, vabbè, io sono io. Nello stesso tempo sono sempre rimasto molto affascinato dalla storia di mio padre e devo dire che sono riuscito da una parte a trarne benefici e dall'altra, perché un sacco di volte non è tanto la problematica di quello che posso pensare io, ma tante volte di quello che possono pensare gli altri, sai? Un po' come se le cose che fai non sono mai compiute perché c'è qualcuno che pensa, oddio, ma gli sarà successa questa cosa solo perché è figlio di Facchinetti. Ecco, questa roba qua, al posto di essere qualcosa che mi tirava giù, è sempre stata una forza propositiva per costruire cose. Quindi mi sono sempre sentito molto diverso da mio padre, ma sono sempre stato molto affascinato da lui e non ho mai sofferto di questa cosa. Anzi, se posso dire la verità, visto che cerco di essere sincero,
a scuola mi hanno promosso, anche perché mi chiamavo Facchinetti, qualche volta mi hanno promosso, sai, qualche disco, qualche CD, qualche biglietto dei concerti in discoteca quando ero giovincello. Ma arriva il figlio di Facchinetti, facciamolo entrare. Magari, insomma, una ragazza poteva essere affascinata anche da questo cognome. Quindi devo dirti che non ho mai capito come mai per tanti essere figlio d'arte sia complicato. Poi è vero che se magari non hai una forte personalità, se magari sei molto introverso, se magari sei una persona che tratta tutto quello che gli succede intorno a lui magari con un po' di pesantezza, ammetto che essere figlio d'arte può essere una problematica. Però per me è sempre stata una gran figata. Da adolescente sei stato abbastanza ribelle, sì. Giusto? Sì, sì. Che sei scappato di casa da ragazzino. Sì, 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 ero matto. Volevo fare... Hai fatto la bestia in giro, sì, per... Sì, sì, sì. Io, ovviamente, come tutti i ragazzi, odiavo lo status symbol di mio padre, nel senso, odiavo i Pooh, odiavo la borghesia, odiavo tutta quella roba lì, perché è ovvio, sono nato in quel mondo lì e quindi io volevo essere un'altra cosa. E quindi sono diventato un punk con la cresta, quindi faceva ridere, perché questo figlio di Facchinetti con la cresta che andava al laboratorio anarchico, quindi andava dagli anarchici, al quale non potevo dire... Tuo padre era felicissimo. Era proprio felicissimo. Però la cosa bella è che non potevo dire che ero figlio di Facchinetti, perché se dicevo che ero figlio di uno dei Pooh, me ne davano, capito? Oddio, no! Il manifesto della borghesia musicale, no! Per cui non lo dicevo. E queste sono state le mie, diciamo, evoluzioni giovanili che mi hanno portato in posti stupendi, perché poi ho fatto la mia strada nella musica, ho suonato in tutta Europa, ho girato da tutte le parti, avevo la mia band, ma facevo le mie cose, facevo la mia strada. E devo dire che i miei genitori, poi, guarda qua che faccia ci avevo, guarda qua come ero messo con la testa tagliata metà e metà, capisci? Sono un mattocchietto, ecco, e lo ero e lo sono. Credo che questa tua adolescenza burrascosa, diciamo, ti aiuti però a capire ancora adesso, a capire i giovani tantissimo. Ovvio, ti comprendi proprio, hai questa capacità di accettare come pensano, come capiscono, come vivono. Sì. Sì, avendo vissuto fortunatamente, grazie a mio padre e mia madre, un'adolescenza stupenda, io mi emoziono a pensare che cosa ho fatto quando avevo 14 anni, 15 anni, forse un po' ci emozioniamo tutti, noi figli degli anni 80, degli anni 70, degli anni 60, perché abbiamo vissuto un'adolescenza, meno, oggi vedo gli adolescenti e veramente cerco di raccontargli come dovrebbero vivere la loro adolescenza, ok? Per cui penso di averla vissuta nel miglior modo possibile. E quindi quando mi ritrovo davanti ai giovani d'oggi, che credo fortemente, e qua lo dico e lo ripeto e lo sostengo, siano molto meglio di come eravamo noi da giovani, ma semplicemente per un motivo, è perché sono realmente delle macchine con una preparazione molto più alta di quella che era la nostra. Oggi mio figlio, che ha 5 anni, sa maneggiare il mondo tecnologico come me a 30. Quindi immaginati a 20 anni che cosa potrebbe essere in grado di fare. Però la differenza sostanziale è che noi eravamo liberi, Roberto, io e te eravamo liberi, non avevamo confini, non avevamo paure, eravamo liberi di pensare. Controllati dalla mamma col telefonino che sta sempre dove. Noi uscivamo forno. Bravo. Avevamo 6 ore e non aveva la minima idea di dove eri stato. E uno si educava, imparava a vivere, imparava che se dice una cosa sbagliata ti prendi uno scappellotto, imparava che se fai la cosa giusta hai indietro non un like, ma indietro una carezza, hai indietro un sentimento. E tutto questo io lo cerco di spiegare a tanti ragazzi, perché se loro riescono a capire questo, possono mettere in pratica le loro idee con una forza molto più forte di quella che avevamo noi, perché pensa solo questa roba qua che stiamo facendo adesso noi, Roberto, se tu avessi avuto a disposizione questa roba qua quando hai iniziato il tuo lavoro a 20 anni, a quest'ora avresti gli aerei privati con scritto Roberto Re, 10 che viaggiano per il mondo, capito? Invece sei stato lì ad uno, andarli a prendere ad uno. Oggi pensa solo alla potenza di questo, quindi immaginati tu che cosa hanno a disposizione. E io faccio questo, cerco di dire ai giovani: guardate che in garage voi avete una Ferrari, abbiate forza di andare lì, aprite Leclerc, correte questo Gran Premio, io sono lì a proteggervi,
e dedico la mia esistenza a voi, questo è il mio mestiere, dedico la mia esistenza a voi, voi giocate la vostra partita, perché se la giocate le soddisfazioni sono veramente veramente tante. Senti, allora, un'altra cosa che mi aveva colpito quando mi avevi raccontato che tu già a 17 anni iniziavi a leggere libri di imprenditoria, comunque sulla mentalità, sulla libertà finanziaria, sei stato un precursore assoluto, no? Sì, sì, sì. Ho fatto che le miei libri da ragazzo mi hai fatto sentire vecchio quando me l'hai raccontato. Dicevo, e quindi mi ricordo che mi avevi raccontato che già a 17 anni con un gruppetto di amici vi eravate, se li avevate guadagnato un po' di soldi, avevate fatto un piccolo investimento immobiliare tutti insieme. Sì, e sì. È vera sta roba, perché me l'hai raccontata anni fa, che ancora adesso con quel gruppo di amici, sì, continuate, cioè sì, avete comprato un piccolo appartamento, poi avete venduto e ne avete presi due, poi, e adesso avete non so quante unità immobiliari con questo, sì, gruppo di amici sparse, sì, ovunque. Sì. Guarda, la cosa bella, e se poi analizziamo tutta la nostra esistenza, i momenti di cambiamento partono da un'esigenza. L'esigenza può essere spirituale, materiale, qualsiasi tipo di esigenza, ma da lì si accende la prima scintilla che fa tirare giù il primo domino. La mia esigenza era comprarmi un motorino. Avevo 14 anni, mi consideravo un po' il ras del quartiere, sai, quello un po' più fighetto. Dovevo avere il motorino, non potevo non avere il motorino, girare con la mountain bike, capito? Non potevo farlo. Quindi vado da mio padre, e mio padre è un noto braccino, cioè mio padre è ancora uno di quelli che ti dice: quando andavo a studiare piano facevo 20 km di bicicletta al giorno, quindi, cioè, partiva col pippone, le sue cose. Dico: va bene papà, ok, perfetto, perfetto papà. Allora cosa faccio? Come faccio a guadagnare questi 1,5 milioni per comprarmi il booster di lire? Cosa posso fare? Ho 15 anni, 16 anni, posso fare le feste. L'unica cosa che possiamo fare noi è organizzare delle feste. Sai, all'epoca sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, fine anno, inizio anno. E quindi eravamo gli unici che facevano le feste qua in Brianza e veniva un sacco di gente. Abbiamo fatto un sacco di soldi, cioè alla fine ci siamo trovati, mi ricordo, 100 milioni delle vecchie lire dopo un anno, e non sapevamo cosa farne, 100 milioni delle vecchie lire. Cosa facciamo? Non è che posso comprare 20 motorini, ne compro uno e mi va bene. Allora abbiamo detto: investiamo e compriamoci un nostro spazio, la nostra taverna, la nostra mansarda. E a casa mia, io abitavo in un condominio, l'ultimo piano c'erano i lavatoi. Te li ricordi i lavatoi? Cioè, dove la gente andava a lavare la roba 100 anni fa. Convinco i miei condomini, che erano 5-6 condomini, non tanta roba, compro questo lavatoio per pochi soldi, lo ristrutturiamo e diventa la nostra... Quanti anni avevi? 16 anni. 16 anni, ragazzi. 16 anni, pensate, 16 anni. La mentalità, 16 anni. Sì. Quindi compri il lavatoio. Sì, e qui e lì, dopo 2 settimane, ci siamo accorti che però alla fine andavamo sempre a casa di uno, a casa dell'altro, e lì non ci andavamo mai, cioè l'avevamo fatto, ma poi ci piaceva stare nella cameretta di uno, nella taverna dell'altro, e quindi abbiamo detto: oh, affittiamolo, e abbiamo affittato. In quel momento, non so perché mi è venuta questo input, dico: ma quanti lavatoi ci saranno a Mariano Comense? Allora dico: vado da un mio amico che aveva un provider, uno dei primi provider, si chiamava Yol, te lo ricordi? Mi sembra. Sì, bravissimo. Vado da lui e dico: guarda, ti do i biglietti del concerto dei Pooh, dammi la mailing list, cioè roba illegale totalmente, dammi tutta la mailing list dei tuoi clienti. E lui dice: va bene, te la do. E mi sono messo a scrivere: ciao, sono Francesco Facchinetti, abito a Mariano Comense, volevo sapere, non è che magari c'è un lavatoio nel vostro palazzo? E ho scoperto che Mariano era piena di lavatoi. Quindi con l'affitto del primo lavatoio sono andato ad aprire un mutuo per il secondo, e così ho incominciato a comprare lavatoi, che poi sono diventate mansarde a Milano, e sono arrivato nel boom immobiliare di quel tipo di unità immobiliare, cioè la mansarda, chiamiamola così, che non costava niente e con pochi soldi avevi un monolocale. Questa è stata un po' la storia. Ancora oggi siamo... seppur ovviamente i tempi sono cambiati e non è proprio un business così, noi ne abbiamo tanti, quindi è quello il business, però insomma, per chi ha degli appartamenti e gli affitta sa benissimo che non è proprio un business eclatante, però devo dirti che ancora oggi siamo lì
e da un'esigenza, un motorino, è partita tutta questa storia incredibile. Lo spirito imprenditoriale ce l'hai avuto dentro da sempre, perché uno che ha 16 sì. anni fa una sì. roba del genere, inizia a ragionare così, si sbatte, chiama, cioè veramente, no? Uno dice un vero imprenditore seriale. È sì, vero, fa ridere. Fa ridere è quello che hai sempre fatto. Che cosa si... Perché? Che soddisfazioni ti dà? Che sensazioni provi? Cosa vuol dire per te intraprendere? Allora, ci ho pensato tanto. Questa è una domanda a cui penso spesso. Che cos'è? Che cos'è questa... Che a un certo punto è talmente forte questo essere cronico, startuppare in maniera cronica, che a un certo punto ti guardi allo specchio e dici, poi alla fine è una dannazione, cioè nel senso, io devo vivere in questa roba qua. E alla fine forse è il DNA. Io sono metà bergamasco e metà brianzolo. Fai conto che a Bergamo, quando nasci, ti dicono, te sei bergamasco, forza de bestia, pura de negote. Cioè, sei bergamasco, hai la forza di una bestia e non hai paura di niente. Cioè, quindi, immagina tu un bambino che cresce con questa mentalità, con i tuoi zii e i tuoi nonni che il sabato e la domenica vanno a lavorare. E se non vanno a lavorare, si sentono male proprio fisicamente. Per cui sono cresciuto con questa tipologia. Però forse la verità è che, e lo dico, e non mi dispiace dirlo, perché non dobbiamo aver paura di raccontare come siamo. Forse la verità è che io sono molto materiale, cioè a me piace fare per generare qualcosa che possa darmi la possibilità di acquistare, di acquisire cose che mi piacciono. Per cui, e non ho vergogna di dirlo, io sono un amante dell'arte. E io ho sempre sognato di avere un quadro di Andy Warhol, l'ho sempre sognato di potermelo prendere, o di Basquiat, o di Damien Hirst adesso. E ovviamente il processo per il quale un imprenditore riesce ad avere quella economia per comprarselo è lungo e faticoso. Però io mi sono acquistato per la prima volta dopo 15 anni di lavoro un quadro, una serigrafia di Andy Warhol, neanche un quadro perché ovviamente sono stracostosi, e mi ha dato una gioia infinita e l'ho sognato tutte le sere per 15 anni, quel quadro lì. Averlo in casa mia e guardarlo e dire porca vacca, è frutto del mio lavoro. Quindi tante volte quello che faccio ha veramente un corrispettivo nel mondo della materia. Tante altre volte, quando poi diventi padre, tutte le priorità cambiano e quindi tutto quello che fai è in funzione di quella che è la tua famiglia. Quindi quello che vorrei riuscire a fare è lavorare fino a una certa età e riuscire poi a dedicarmi alla formazione dei miei figli, a cercare di condividere del tempo con loro. Ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, ho avuto la fortuna di avere, diciamo così, il coraggio a 18 anni di dire bene, vado a abitare un mese a Londra, e così anche negli anni in cui sono diventato famoso mi sono tolto dall'anno almeno uno o due mesi per andare a lavorare. Mi ricordo quando facevo X Factor lavoravo a McDonald's a New York. O poi ho fatto il piegatore nei negozi di Armani, cioè ero quello che piegavo le maglie ed ero già famoso in Italia. Ma tutto questo mi dava veramente una grande possibilità di conoscere. Il piegatore d'Armani, negozi? Sì. Mi ha dato la possibilità di conoscere il mondo. E tutto questo so che mi ha dato. Come mai sei finito a fare? Cioè, perché hai bisogno in quel momento di guadagnare qualcosa? Perché io volevo. Allora, questo è un processo che ho imparato da Giovanotti, ok? Un giorno io, parlando con Lorenzo, gli ho detto, ma Giovanotti, anche adesso lui è in giro con la bicicletta. Io ho detto, Lorenzo, ma perché tu fai dei lunghi viaggi in bicicletta di un mese, due mesi? E lui mi fa, perché certe volte nella vita bisogna ritornare piccoli per capire la propria unicità. E in questo processo in cui uno deve spogliarsi di tutto quello che ha per ritornare piccolo, lui lo vedeva, vado in bicicletta, io lo vedevo, vado dall'altra parte del mondo a lavorare come piegatore d'Armani e cerco di ritornare una persona come tante, che vive una vita normale come tante, perché purtroppo la mia vita, o per fortuna, anzi no, per fortuna mi ha portato a vivere una vita comunque con tantissime tipologie di stravolgimenti. Volevo ritornare piccolo, nel senso volevo ritornare, ma non piccolo nel senso piccolo sfigato, nel senso quello che sono io veramente.
e queste esperienze, andare a lavorare a New York come andare a lavorare a Londra, sono servite a tantissimo, nonostante in Italia fossi quello di X Factor, presentavo X Factor, presentavo altri programmi, però mi serviva, sì, mi serviva tantissimo per poter capire perché proprio a me è successa questa cosa qua, come mai mi succede a me, che cosa ho di speciale, qual è la caratteristica mia, che è la caratteristica che ha fatto in modo che nascessero queste cose. E se non ritorni piccolo, e se non ti spogli delle cose che hai addosso, non riesci più a capirlo. Qual è la tua specialità, qual è la tua unicità. E poi credo che questo ti abbia permesso anche di rimanere, di non perdere mai il contatto col mondo reale, che è il rischio più grande di chi fa un mestiere come il tuo, cioè vieni proiettato in un mondo che poi non è più quello reale. Ovvio. Non è più quello reale, credi che questa sia la normalità, credi che il mondo giri come giri tu, ma di fatto poi non lo è, non lo è assolutissimamente. Noi cioè l'abbiamo visto il mondo come reagisce a delle cose che lo sconvolge, come reagiscono le persone, lo abbiamo visto. Il mondo, la pancia del mondo è quella, quindi bisogna capire che si vive in una situazione di privilegio, ma per ritornare un po' se stessi bisogna spogliarsi di tutto quello che si ha in termine filosofico, che è quello che fa Giovanotti, perché anche adesso lui è, non so dove sta andando in bicicletta per 2 mesi da solo, dici come mai? E per questo, per ritornare alla sua essenza, ecco. Senti, invece poi a me anche ha sempre fatto molto ridere quando racconti, quando ti è esplosa questa cosa di Capitano Uncino tra le mani, no? Perché sì, tutti, ancora adesso è vero, no, che il tuo perché nel 2000 c'è stato il passaggio dal disco al CD, no? E quindi sì, è vero che tu hai l'ultimo disco più venduto del secolo praticamente, perché è quello che ha venduto sì, più di tutti, e poi sono scomparsi, però ha fatto dei numeri pazzeschi. Quante copie ha venduto Capitano Uncino? Ha venduto circa 2 milioni di copie, per cui sono veramente tante, veramente tante. È stato veramente come vivere... 60 milioni di italiani vuol dire che 1 su 30 l'ha comprato. C'è una cosa impressionante. Sì. È impressionante. Follia. La cosa che voglio raccontare rispetto a quella canzone lì, che mi piace raccontarla perché... intanto... Eccolo lì, intanto vedi il video di questo matto con la testa tagliata in metà e metà. Però la canzone del a me piace molto, come prima ti ho detto che mi piace molto la materia, ma nello stesso tempo sono uno legato alla poesia, alla magia delle cose. Cioè credo che comunque ci si debba essere una magia dietro alla storia delle persone, alla tua storia, Roberto, la storia di quelli che ci stanno seguendo. Cioè mi piace pensare che ci sia una magia. E questa canzone ha dietro una magia, perché questa canzone parla della storia di un perdente, che è Capitano Uncino. Cioè questa è una canzone che è dedicata a un perdente, che è Capitano Uncino. Ma perché proprio Capitano Uncino? Perché io sono stato Capitano Uncino per 10 anni della mia vita, quindi ho avuto il tampone oculare. Quindi ho visto il mondo da un occhio solo, e il mondo da un occhio solo fa schifo, te lo posso assicurare, non è il massimo della vita, con tutti che dicono ciclope, che cosa c'hai, c'hai solo un occhio, non ci vedi, e ti prendono, sì, ti prendono per il culo, e ti girano, e ti girano le palle. E quando io vedevo Capitano Uncino e Peter Pan, anche se diciamo, rimani sempre un Peter Pan, in fondo a tutti noi Peter Pan sta sul cazzo, perché... Uno, c'ha tutti gli amici del mondo. Due, c'ha tutte le ragazze del mondo. Tre, si veste da scemo, ma tutti dicono che è il migliore del mondo, con la calzamaglia verde. Vola, c'ha l'isola che non c'è. Cioè, c'ha tutto lui. Invece l'altro, che dovrebbe essere un pirata, e quindi per definizione il pirata è cattivo, Capitano Uncino invece c'ha paura pure del mare. Cioè, capisci? Quindi... Io mi sono sentito un perdente, mi sono sentito Capitano Uncino, e questa canzone parla di questa storia, anche se nessuno di voi magari ha mai immaginato che dietro quella canzone ci fosse questo significato. Ma mi piace pensare che il successo di questa canzone sia direttamente proporzionale alla forza di questo significato per me. Eccola qua la copertina. E la copertina vuole dire questo, cioè sono Capitano Uncino, Peter Pan, vedi di andare a quel paese. Questo è il concetto. Io... per una volta nella vita quello un po' sfigato diventa il protagonista,
ok? Infatti nella canzone addirittura gli porto via la ragazza, che è una roba che non è impossibile da immaginare. E questa cosa qua, che è la motivazione, la voglio chiamare la regola d'ingaggio di questa canzone, e poi mi piace pensare che uno dei motivi inconsci per il quale questa canzone abbia funzionato è che alla fine uno inconsciamente si affeziona a questa canzone, perché appunto parla di una roba anomala, ok? Che è la vittoria di Capitan Uncino. Senti, ma raccontami quando ti sei trovato al tavolo alla cena della Sony con tutti i più grandi, perché una volta mi hai raccontato che questi dischi la Sony fa questa cena, tutti i più grandi cantanti, e tu ti sei trovato lì al tavolo con chi? Con tutti, tra l'altro non era solo Sony, perché era il Festival Bar, quindi ce li avevo tutti, quindi c'era la Pausini, c'era Ligabue, c'era Zucchero, c'era tutti i più grandi del, insomma siamo nell'anno 2003 e erano quelli che avevano, che avevano spaccato. E quindi io, tra l'altro, con la benda, un pazzo, un matto. Tra l'altro mio padre mi aveva raccontato un mondo... Tu hai pensato per un istante cosa ci faccio io qua? Sì, no, lo penso anche oggi, cioè io mi sento proprio totalmente, ma neanche un pesce fuor d'acqua, mi sento che vivo una vita parallela, cioè le mie cose, i miei mondi. Però all'epoca mio padre mi aveva raccontato un mondo musicale che era una figata, cioè tu arrivi lì al Festival Bar ed è una jam session tra artisti, vi abbracciate tutti, c'è una condivisione di amore e passione. In verità non era più così, cioè in verità era una guerra, cioè morte tua, vita mia, si era già trasformato, ok? Quindi mi sono ritrovato lì e tutti già mi guardavano male, perché come può uno così, figlio dei facchinetti, con la testa metà, con la benda da capitano? Io andavo in giro con la benda, ragazzi, io andavo giù con la benda, capito? Cioè, andavo in giro con la benda da capitano, perché nella mia testa ero Capitan Uncino, ero lui, capito? Ero lui, la incarnazione di Capitan Uncino. Quindi, cioè, tipo, quello, ho speso 100.000 euro per registrare il disco, ho fatto il video, me l'ha rigirato Spike Lee, centinaia di migliaia di euro spesi. E a un certo punto, ancora un po' briachino, mi alzo sulla sedia, perché poi sono sempre stato così un po' troppo esagerato, mi alzo sulla sedia e dico: comunque io ho speso 250 euro per fare il mio disco, perché quel chitarrista ha voluto dei soldi, se no avrei speso zero, e sono primo da 12 settimane, ciao. Odio totale, volevano uccidermi. Non ci credo che hai fatto questo, cioè, sì, quello che ha speso i milioni, regia di Mike Lee, se non lo facevo gratis, e diciamo che il mio ingresso non è stato proprio dei più fortunati per loro, che hanno voluto benissimo, diciamo. Poi negli anni ci siamo chiariti e devo dire, vabbè, è stato un kick off interessante, e guarda, sì, mi è sempre piaciuto vedere il mondo da un'angolazione diversa, l'ho sempre trovato interessante, che poi secondo me è anche il lavoro che tu fai, Roberto, che non è un lavoro che, sai, cioè, vado a studiarmi, cioè è un lavoro che è frutto della tua esperienza, però penso che anche tu abbia cercato nel corso della tua esistenza, per cercare di trovare il tuo mondo, la tua unicità, per poter raccontare la tua storia, di far vedere appunto questo mondo in un'angolazione diversa, di cercare di spostare quelle che sono le cose prefissate con cui uno nasce o si ritrova per un insieme di motivi. E questo è quello che ho voluto fare anch'io poi nel corso della mia vita, carriera personale, o quello che io cerco di insegnare alle persone con cui lavoro. Cerchiamo di vedere il mondo in una maniera differente, facciamoci vedere in una maniera differente. Non è detto che poi le cose vadano bene, ma almeno abbiamo segnato qualcosa. Poi io ho avuto un grande insegnante, che è Claudio Cecchetto, che mi ha proprio fatto capire che quando si lavora con la... è stato qui con me la settimana scorsa. Vabbè, allora... fantastico, insomma, l'avrai sentito, cioè è una persona per il quale nulla è a caso, e quello che lui vuole fare, almeno il suo sogno è sempre stato, seppur da megalomane egocentrico, però un bel sogno, creare qualcosa che possa rimanere,
creare qualcosa che possa andare oltre. C'è stato un articolo molto bello di 2 settimane fa, se non l'avete letto, andatevelo a leggere, di Armani. Armani ha scritto una cosa sacrosanta. In questo momento io mi sono accorto, Giorgio Armani, che negli ultimi 20 anni non abbiamo capito più niente. Cioè siamo nati per fare cose che potessero rimanere nel tempo e ci siamo ritrovati a fare cose che hanno una scadenza di una settimana. Quindi io, che sono Giorgio Armani, con la mia storia, volevo fare vestiti che duravano nel tempo, che sarebbero durati, insomma, in eterno, invece mi ritrovo a fare un vestito che dopo una settimana devo cambiare nella mia boutique. Per cui cerchiamo di dar peso alle cose che facciamo, e in questo momento più di sempre, e questa è la rivoluzione, tra le rivoluzioni che dobbiamo fare anche questo tipo di rivoluzione. Cerchiamo di pensare di essere qualcosa che possa durare nel tempo, non facciamo qualcosa che ci accontenta oggi, facciamo qualcosa che può veramente far parte della nostra esistenza, perché solo così potremo realmente creare qualcosa di concreto. Io prevedo che la nostra rivoluzione attuale passi anche da questo concetto. Cosa hai imparato da Claudio Cecchetto? Da Claudio Cecchetto ho imparato tantissime cose. Ho imparato una cosa fondamentale, che è appunto quello che ti dicevo prima: dietro tutto c'è un significato. Quando mia moglie mi dice di tagliarmi la barba da 3 settimane, io le dico, io la taglio quando compio 40 anni. E lei mi guarda come se fossi uno stupido, cioè per quale motivo te la vuoi tagliare quando compi 40 anni? E io, perché sono fatto così? Perché ogni cosa che faccio deve avere un significato, e quindi non lascio nulla al caso. Anche la mia barba me la taglierò, in quel momento avrà un significato per me, sarà qualcosa che darà ancora più senso al mio cambiamento, ok? Se vuoi sono cose piccole, leggere, però lui era così: la scarpa, il calzino, il pantalone, la maglietta, il cappello, la gestualità, le mani, quello che dici, come ti muovi. Un'altra cosa importante per lui era il messaggio positivo, cioè usiamo questa macchina della comunicazione. Guarda Giovanotti, cioè Giovanotti è una persona che mi ha cambiato l'esistenza, a me personalmente mi ha cambiato l'esistenza, mi ha insegnato che la musica è un mezzo di comunicazione, mi ha fatto piangere, mi ha fatto ridere. È una persona che quando vai a un suo concerto è un viaggio mistico. È questo quello che lui cercava di dare. E poi guarda Fiorello, guarda Max Pezzali, guarda Radio DJ, cioè Jerry Scotti, possiamo citarne, guardate me, noi siamo frutto di questo suo sogno, quello di trovare persone che potessero cambiare le cose e lasciare veramente un'impronta positiva. Infatti questo è una costante che mi ha sempre stata vicina in questo lungo viaggio, sempre cercato di, sai, di dare un messaggio positivo, cioè l'uomo ragno dice: da un grande potere deriva una grande responsabilità, non ce lo dimentichiamo, che è quello che poi fai tu, Roberto, cioè cercare di formare le persone per renderle migliori e non peggiori. Invece c'è chi fa l'opposto, purtroppo. Senti, una cosa che hai sicuramente imparato da lui è questo sesto senso da talent scout, perché molti non lo sanno, ma tantissimi, ad esempio degli youtuber di successo, tantissimi anche giovani talenti, cantanti, che soprattutto sono gli idoli in qualche modo dei nostri figli, no? Ancora, o addirittura dei tredicenni, quattordicenni, quindicenni, sono frutto della tua visione, no? Sì. Ci racconti un po', quindi nasce YouTube perché YouTube è diventato un mondo da esplorare da subito, no? Perché tu sei stato il primo, credo. Sì. Ci abbia veramente creduto e ci abbia investito e abbia capito il potenziale. Guarda, è stato un semplice ragionamento fatto nel lontano 2005-2006, quando poi è nato YouTube, nella casa dove abitavo, in questa comune che avevo costruito, perché mia mamma, tra le varie cose che ho fatto, mia mamma è stata un hippie, quindi ho vissuto in una comune hippie per 2 anni e ho visto quanto è bello condividere l'esistenza con persone, anche persone che non ti stanno simpatiche, ma è costruttivo condividere uno spazio insieme a delle persone diverse da te. Quindi, quando ho avuto in questa comunità hippie, dove? Per mia curiosità. Io abitavo con mia mamma a Bologna, dove c'erano, diciamo, la comunità hippie più grossa d'Italia. E invece diciamo a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Quindi fine anni 80. Se c'è qualcuno di Bologna che ci segue, saprà di che cosa parlo: la Montagnola, la Piazzola,
insomma, tutti gli hippie che c'erano lì, gente un po' particolare, però quella era la mia realtà. Matto, mia mamma matta come me, tutti e due matti. Quando io poi ho potuto avere la libertà economica di farmi una casa, mi sono costruito una comune, quindi volevo che gente che venisse da tutto il mondo con culture diverse abitasse a casa mia, anche che non conoscevo, e mi ritrovavo lì con un canadese, un senegalese, un italiano, un inglese, e sembrava un po' una barzelletta a un certo punto, ma ognuno di loro aveva qualcosa da dire e da dare. In questo processo io mi sono detto, è nata YouTube, e io so quanto il vero talento, siccome Dio ti dà, ma Dio ti toglie, tra virgolette, quindi il vero talento non è detto che abbia la cazzimma di uscire di casa e raccontare la sua storia. Magari il vero talento ha talmente talento che la sua esistenza è ampliare la propria arte e non pensare come metterla in pratica su larga scala. E quindi quando è nato YouTube io ho detto, cacchio, questi qua finalmente avranno un posto dove possono raccontare la loro storia senza uscire di casa. E secondo me lo faranno. E quindi accendo YouTube e guardo il primo ragazzo che trovo, un ragazzo si chiama Frank Matano, che adesso è famosissimo, e all'epoca aveva 18 anni, e io gli scrivo, ciao Frank, sono Francesco Pacchinetti, presento X Factor, sono a Napoli domani, non è magari che posso venire a casa tua a Carinola, in un posto di 700 abitanti, e lui mi dice, ma mi stai prendendo per il culo? No, sono io, sai, perché ovviamente uno si aspetta una roba del genere, e da lì, andando da lui, ho capito la forza di queste nuove generazioni che prima di tutto erano in contatto col mondo, quindi avevano una visione già a 360 gradi di tutta quella che era l'arte dell'intrattenimento, e avevano fatto già di una necessità la loro virtù, cioè del fatto che al mondo non fregasse un cazzo di loro, loro avevano già imparato ad utilizzare questo mezzo qua, quindi internet, a riprendersi, a scrivere i propri sketch, a fare tante cose che quando io cantavo a me quello che dovevo fare è alzarmi, andare in macchina, salire sul palco e cantare. Invece oggi i cantanti che io trovo sanno già fare tutto, sanno già farsi le copertine, montarsi video, utilizzare internet, capire quando devono postare. E quindi in questo processo ho detto, benissimo, io che mi ritrovo in mezzo tra l'arte e il business, perché ho una vocazione imprenditoriale immensa, e dall'altra parte nel mio DNA io non sono un artista, ma non ho un artista in casa, ho l'artista, cioè mio padre è l'artista, proprio fatto e finito dall'inizio alla fine, io sono lì in mezzo, quindi posso capire come vive un artista, perché l'artista vive una dimensione totalmente staccata dal completo universo, ma nello stesso tempo posso mettere in pratica le sue idee perché conosco i numeri. E questo poi ha scatenato che sì, nel corso... La forza è questa, avere il lato artistico da una parte, ma la componente imprenditoriale e il pragmatismo e riuscire a vedere l'arte trasformata anche in un business. Bravissimo. Rispettando semplici regole, che sono quelle che racconto ai miei talenti, quindi perché ti sei messo a fare questa cosa, perché io dovrei ascoltarti e qual è la storia che mi vuoi raccontare, queste tre semplici regole, ho poi sviluppato tantissime volte quello che gli americani chiamano from zero to one, che è la cosa che amo di più al mondo, cioè da zero a uno. Poi ho personaggi che sono venuti a lavorare da me, che erano già famosi, Fedez, The Colors, Rocco Hunt e chi più ne ha più ne metta, ma a me piace trovare Luigi Longoni di Mariano, che si chiama XYZ, il suo nome d'arte, e trasformare quella cosa insieme a lui in un successo, e questa è la cosa più bella che esiste al mondo ed è la cosa che faccio quasi ogni anno, perché appunto il mondo digitale, a differenza del mondo quello diciamo antico, è fatto di numeri, e io essendo molto pragmatico, pratico, e voglio sentire la materia, quindi quando ho concepito che potevo conoscere l'operazione, perché questa macchina che stiamo usando adesso è un insieme di numeri, questa roba che noi vediamo è frutto di un codice alfanumerico, quando io ho scoperto quale fosse questa operazione, una volta trovato il contenuto, perché senza il contenuto ovviamente non fai niente, sono riuscito a replicare un concetto che sembra un ossimoro solo raccontarlo, cioè replicare un successo, che il successo
è qualcosa che succede senza regole precise, ma il mondo digitale mi ha dato la possibilità di conoscere i numeri per poterlo fare. Ok, quali sono queste, perché in qualsiasi formula, cioè, ci sono degli elementi, in questa formula per il successo, quando riesci a, quali sono, guarda, gli elementi che devi mettere insieme, che sono fondamentali? E quelli che ti ho detto prima, sono tre elementi. Uno, l'esigenza. Cosa ti ha portato qua? Ritorniamo alla poesia, ok? Io voglio sentire, o poesia o materia, voglio sapere perché tu sei qua davanti a me. Devi dirmelo, perché se non convinci me del perché tu sei qua, come fai a convincere gli altri? Voglio sapere qual è la tua esigenza. Dimmi un personaggio che ti piace. Ultimo, bene, ero bullizzato, la musica mi ha salvato. Bene, questa è un'esigenza. Dimmi un altro, un prodotto che ti piace. Apple, io voglio che la tecnologia non sia più un pezzo di metallo o di plastica, ma sia arte. Cioè, qual è la tua esigenza? Prima cosa. Secondo, regola d'ingaggio. Ultimo, mi chiamo ultimo. Minchia. Siamo tutti te. Cioè, ultimo, siamo tutti perdenti, tranne i Valentino Rossi che nascono figli di un pilota, 3 anni li mettono sulla moto e vince, ok? Tutti noi siamo dei perdenti. E uno che si chiama ultimo ha la regola d'ingaggio più forte che esiste al mondo. Apple, think different. Io oggi esco di casa, compro un telefono Apple e penso di essere l'unico al mondo ad averlo. Storytelling, mi chiamo ultimo. Sono ultimo, ma quando sto sul palco, grazie a voi e insieme a voi, mi sento il primo. Ok, vengo a prendere il CD. Dimmi dove sei, che io te lo compro, anche se non ti ascolto, io ti compro quel CD. Dall'altra parte, Apple, cioè lo storytelling, quando lui ti spiega questa roba dell'arte, lui quando l'ha spiegata, io sono rimasto... E lui faceva... La mia tecnologia è un'estensione del corpo umano. Dici, come un'estensione del corpo? Sì, e siccome noi siamo arte, e diceva tutti, noi siamo arte, quello che tu puoi tenere in mano deve solo essere che arte, perché sennò non rispetti il tuo corpo umano. E che cosa devi fare? Devi andare e comprare. Cioè, cosa puoi fare? Puoi solo uscire e comprarlo. Quindi queste tre regole fondamentali sono le tre regole che dico a tutte le persone con cui lavoro, cioè me le devi dire queste tre, se mi convinci queste tre regole, sei convincente, andiamo a spaccare il mondo. Quando ho incontrato Frank e gli ho detto, ascoltami Frank, mi dici qual è la tua esigenza? Lui mi fa, io voglio pagare il mutuo ai miei genitori. Dico, cazzo, un ragazzo di 17 anni che mi dice una cosa del genere, io impazzisco. A posto di dire voglio comprarmi una macchina, voglio andare in America, voglio spendere i soldi in discoteca, voglio, come tutti i ragazzi di 17 anni, insomma, pensano di fare questo. Lui mi ha detto, io devo pagare il mutuo ai miei genitori. Oh, dopo 2 anni gliel'abbiamo pagato. Ed è questo che ti porta oltre. Per cui queste tre regole, eccolo qua Frank. Esigenza, regola d'ingaggio, storytelling. Sono queste tre le cose che trasformano quello che sei tu, che sia il personal brand, che sia un prodotto, che sia una canzone, un libro. Se tu pensi, Roberto, la tua storia o le cose che tu hai fatto che hanno avuto successo avevano questi tre punti ben, ben saldi, ben forti. È così, sono sicuro. Per cui anche le persone che si approcciano a qualsiasi tipo di avventura nella loro vita devono avere in mente queste tre cose. Se non ce le hanno, non succederà niente. Bellissimo. Senti, racconta un pochino, perché non tutti lo sanno, quindi chi c'è stato, chi c'è nella tua scuderia? Quali sono alcuni dei personaggi che hai aiutato a esplodere e a essere conosciuto dal grande pubblico? Guarda, ho circa 80 talenti, quindi sono veramente, veramente tanti. Però ti voglio raccontare... Che la gente conosce, così si rendono conto del lavoro che tu hai fatto dietro le quinte, perché ti ripeto, molti non lo sanno, non conoscono questa tua... Cioè, sai, ti vedono presentare X Factor, ti vedono presentare Miss Italia e non possono neanche, poi ti vedono cazzone come sei, non possono immaginare che ci sia dietro una testa e mentalità del genere. Ovvio. E quel lavoro. Allora, vi voglio raccontare un po', diciamo, quali sono i macro mondi che rappresento e che mi piace rappresentare, che vanno appunto dal cinema, alla televisione, alla musica, rispettando
una regola fondamentale, perché la regola d'ingaggio, che è quello che vi ho detto prima, va rispettata. Quindi se tu hai in mano questo telefono qua, che improvvisamente non è più Think Different, ma è come Nokia improvvisamente al posto di puntare sui smartphone continuava a fare i cellulari con il 77% della quota di mercato, ragazzi, 1 miliardo di utenti ed è fallita, quindi se non rispetti la tua regola d'ingaggio muori. Quindi la mia regola d'ingaggio è avere persone fortemente legate all'ambito digitale, questa è la mia regola d'ingaggio, quindi io non lavoro con chi non rappresenta questo mondo, ok? In questo processo, ovviamente, tanti di loro sono partiti da zero con me, quindi i Frank Matano sono partiti da zero, i Rama sono partiti da zero, i Ricky sono partiti da zero, stiamo parlando di gente, Ricky ha fatto best seller del 2017, quindi quasi 400.000 copie vendute, i Rama ha fatto best seller del 2018, 250.000 copie vendute, nel 2019 ho fatto circa 47 dischi di platino, adesso se qualcuno vede qua dietro, 47 dischi di platino nel 2019, là per terra ce ne sono altri, per esempio lì c'è Rocco Hunt, lo vedi lì Rocco Hunt? Sì. Rocco Hunt, che è un artista che è diventato famoso giovanissimo, all'età di 16 anni, lui ha vinto Sanremo a 17 anni, Rocco Hunt veniva da 3 anni in cui non riusciva più a far uscire un disco, era nella sua crisi esistenziale, come accade a chi è artista. Ci siamo incontrati in un hotel e lui mi ha raccontato questa cosa, io l'ho guardato in faccia e gli ho detto: Rocco, ma perché sei diventato famoso? Perché il motivo per cui si diventa qualcuno è uno, non sono 10, non sono 100, è uno, e cara grazia ricevuta che il buon Dio ti ha dato il motivo per diventare famoso. E lui mi fa: perché io ero un ragazzo di Salerno che rappava in napoletano, eccolo qua, e probabilmente avendo questa faccia, questi occhiali, quindi diciamo potevo essere uno come tanti, probabilmente questo ha scatenato un affetto nelle persone che mi seguivano, oltre al talento che è, lui ha scritto Roma Bangkok, che è l'altro unico pezzo italiano che ha venduto più di 1 milione di copie negli ultimi 10 anni, però quanto? L'ha scritta lui, l'ha scritta lui. Per cui lui mi dice questa cosa, gli dico: ma Rocco Hunt, di queste cose che tu mi stai raccontando, visto che negli ultimi 2 anni ti ho visto in televisione, ti ho visto fare i film, ti ho visto diventare un borghese, ti ho visto cambiare, dov'è questa tua unicità per il quale sei diventato famoso? Non esiste più, perché Eminem ancora oggi, che sono passati 20 anni da quando è diventato famoso, è sempre il ragazzo bianco di strada che fa il culo ai neri e rappa meglio di tutti. Axl Rose, che ha 60 anni sul palco, è sempre Axl Rose, non va sul palco vestito da rapper. Ok? Quindi il motivo per il quale tu diventi famoso è uno, casomai va plasmato nel tempo, quindi Blockbuster non è riuscito a fare questo passaggio ed è morta. Ok? Netflix, che ha distrutto Blockbuster nella parte fisica di quello che erano i film, poi si è convertita al digitale. Ok? Però la regola d'ingaggio deve essere la stessa. Quindi ho detto: ripartiamo a fare un pezzo in napoletano. No, ma il napoletano non li fa più nessuno. Facciamolo in napoletano, non me ne frega niente. Facciamolo in napoletano. E lui ha fatto disco di platino con un pezzo in napoletano. In napoletano. Ok? Da lì è ricominciata la sua carriera, ha fatto quel pezzo Ti volevo dedicare, che ha spaccato tutto, ha fatto triplo platino, ha fatto 200 milioni di stream con l'ultimo disco, ha fatto disco di platino anche col disco, ha fatto disco di platino e dentro ha 4-5 singoli di cui Ti volevo dedicare triplo platino, Nessuno disco di platino e altri dischi di platino e d'oro. Ripartendo semplicemente sempre della stessa faccenda. Esigenza, regola d'ingaggio, storytelling. Esigenza, regola d'ingaggio, storytelling. Molto semplice. Perché l'album di Rocco Hunt si chiama Libertà? Perché lui da 3 anni non riusciva più a fare niente. Ha buttato via 3 dischi, non voleva più fare questo mestiere. Gli ho detto: Rocco, devi raccontarla questa roba. La gente deve sapere che eri in crisi. Racconta, perché se sei un artista, cazzo, e non racconti chi sei, perché io devo comprare il disco a te? Compro il disco di un altro. Invece questa storia è solo tua. Quindi chiama questo cazzo di disco Libertà. E quando ti chiederanno perché si chiama Libertà, perché mi sono liberato, questa è stata la mia liberazione. Cioè io, ritorniamo a Cecchetto, tutto deve avere un motivo, niente a caso, perché se fai le cose a caso e speri che succeda qualcosa
nel corso della tua esistenza, purtroppo vi dico una grande sacrosanta verità, non succederà niente, non succederà nulla, e la divina provvidenza per me, a me non è mai successo, a te Roberto è successo? No, non è mai successo che cadono le cose, sono qua e improvvisamente mi cade un mattone con dei soldi qua, no, non mi è mai successo. E ti chiedo una cosa, quando uno inizia a essere, ad esempio, conosciuto dal grande pubblico, prendi l'esempio suo, no, la canzone napoletana, e ipotizza però che a un certo punto quella cosa lui sta stretta, quindi vuole all'esigenza di qualcosa di diverso, di cambiare. Quanto è difficile, una volta allora, che hai quel brand addosso, cambiarlo e uscirne fuori e creare qualcosa di diverso? Allora, quello che insegno sempre ai miei ragazzi è: attenzione, stanchi molto più velocemente di te rispetto a chi fruisce di te, perché fortunatamente il mondo si fa i cazzi suoi, cioè non è che se io ascolto Roberto Re tutto il giorno sto pensando solo a Roberto Re, o ascolto Jovanotti tutto il giorno, ascolto Jovanotti dalla mattina alla sera. La gente fruisce di te solo nel momento in cui fruisce di te. Quindi è logico che tu ti stanchi più velocemente di quello che sei, perché ti vivi tutto il giorno. Quindi devi imparare, mio caro mio, a gestire la noia. Questa è la chiave per fare in modo che un artista possa durare nel tempo, è gestire la noia, perché la noia crea danni. Quindi io sono a un punto A, voglio andare un po'. Il pubblico vuole proprio sentire, cioè se ci fosse qua Bisolo, noi vorremmo sentire almeno due strofe di Una lacrima sul viso, che lui la canta da 50 anni e si è rotto i coglioni, però è giusto, anche capire che... È giusto così, poi... Esistono le mutazioni, per carità, Jovanotti è partito in un modo, è finito in un altro, nel senso è cambiato nel corso del tempo, ma questa mutazione, prima di tutto bisogna esserne consapevoli, perché se tu pensi di, sai quanto ci ha messo Cesare Cremonini a rimettere in bolla l'asticella? 10 anni, 10 lunghissimi anni in cui in ogni disco ha scritto almeno 3 capolavori. 3 capolavori, ma dopo 10 anni rimessa in bolla la bussola, ha fatto San Siro. Ok, in questo percorso prima di tutto devi essere consapevole, quindi ok, so quello che lascio ma non so quello che trovo, perché caro mio, se tu pensi di aver venduto 1 milione di copie e poi vuoi cambiare e vuoi venderne un altro milione, non hai capito niente. Quindi vuoi fare questo viaggio? Ti assecondo, ti abbraccio, ti difendo, ma sappi che quello che ci aspetterà sarà molto faticoso, anni, soprattutto nel mondo dell'arte. È logico che una mutazione fa parte dell'evoluzione genetica di un artista, ma nello stesso tempo il DNA dell'artista stesso deve esserci in quelle canzoni. Io devo avere una comfort zone, io che ti ascolto, per starti vicino nel corso del tempo. Poi bisogna mutare, per cui bisogna cambiare, sennò diventi Nokia che non se blockbuster e fallisce. Jovanotti è passato, primo disco Jovanotti for President 800.000 copie, secondo disco Jovanotti la mia moto 1.200.000 copie, terzo disco Giovani Jovanotti 60.000 copie. Sai che canzone ha dentro Giovani Jovanotti? Gente della notte. E Gente della notte è stata scritta dal quinto Beatles. E nel disco Giovani Jovanotti ci sono la sezione fiati, sono Yardwi and Fire. È stato costato 1 miliardo delle vecchie lire quel disco, produrlo. Il primo disco, Jovanotti for President, 30 milioni delle vecchie lire, invece la mia moto 80 milioni delle vecchie lire. Giovani Jovanotti, 1 miliardo e ha venduto 60.000 copie, 60-80. Però poi ha fatto Una tribù che balla dopo. Dopodiché ha fatto Lorenzo 1992, Lorenzo 1994 e poi è andato avanti. In questa evoluzione l'artista deve essere consapevole del cambiamento, ma nello stesso tempo il DNA di Lorenzo l'abbiamo sempre visto, da Jovanotti for President a tanto, 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 era sempre Lorenzo Cherubini, a.k.a. Jovanotti. Quindi questo è quello che cerco di insegnare. Poi abbiamo la fortuna, cioè al giorno d'oggi, che è oggi è il 23 aprile 2020, ragazzi, basta accendere internet, andare su Netflix e guardarvi 48 documentari sulla vita di, vuoi fare l'artista? Ce ne sono 40.
vuoi fare l'imprenditore, ce ne sono 40, cioè andate lì, siate curiosi, guardate, ascoltate le parole, recepite, e incontrerete delle cose che, diciamo, il fil rouge di tutte queste persone saranno le tre cose che vi ho detto. Tutti avevano una grande esigenza, tutti hanno una grande regola d'ingaggio e tutti hanno una grande storia da raccontare. Queste tre cose, soprattutto se sono americani, queste tre cose sono realmente, realmente tre cose che incontrate veramente da tutte le parti. Senti, qual è il successo che ti ha dato più soddisfazione e qual è stato il tuo più grande fallimento invece? Allora, il più grande successo sicuramente... magari non il più grande, ma quello che ti ha dato proprio più soddisfazione. Che è nel cuore più... Allora, posso dire, l'ho citato prima, Frank Matano. Frank Matano, io mi ero lasciato con la mia ex, sono tornato qua a Mariano, avevo perso il mio lavoro da presentatore per una storia infinita che non vi sto a raccontare oggi, e quindi praticamente ero ritornato in cantina con le mani sulla faccia a dire la famosissima frase che ho sempre trovato molto stimolante, perché sono un po' matto, e mo che cazzo faccio? In questo percorso avevo due talenti. Uno era Frank Matano. L'unica cosa che mi era rimasta erano loro due. Uno era Frank e l'altro non dirò il nome. Scrissi un messaggio a tutte e due. Nel messaggio era scritto questo: sto vivendo un momento di difficoltà, lo sapete perché l'avete letto, non sto più insieme alla mia ex, mia figlia a 600 chilometri, il mio lavoro, diciamo, lavoro artistico, la televisione sta andando male per una serie di motivazioni, mi voglio dedicare a voi pienamente, mi voglio dedicare a te, in quel caso era un messaggio a ciascuno, voglio dedicare la mia vita a te, perché ho capito che ho dedicato 30 anni della mia esistenza a Francesco Facchinetti, oggi voglio dedicare la mia vita a un altro, e sto capendo che dedicare la vita ad altri forse è anche più stimolante che dedicare la vita a me stesso. L'altra persona mi rispose: non voglio più lavorare con te. Frank Matano mi rispose, erano tutte e due nessuno, cioè sto parlando di due che nessuno conosceva, tutte e due diventati famosi poi, diciamo Frank molto più famoso, l'altro è adesso nel dimenticatoio. Frank mi rispose: sei mio fratello, qualsiasi cosa accada noi la faremo insieme, oggi, domani e spero per sempre. Questa è stata la chiave della mia nuova rinascita e io ho dedicato a lui la mia vita. La mia esistenza l'ho dedicata a lui. E quindi questa è stata sicuramente una delle volte in cui mi sono sentito, questa vittoria umana, personale, mi ha dato tanto. Dall'altra parte, io sono un fautore delle sconfitte. Io vorrei perdere e fallire ogni giorno. Vorrei farlo. E questa cosa, lo so che è detta a un pubblico di italiani, dice che un po'... Perché noi abbiamo una... purtroppo abbiamo un rapporto col fallimento che è disastroso. Io ho amici che si sono uccisi perché sono stati lasciati dalla fidanzata, ma non perché soffrivano, perché non stavano più con la fidanzata, soffrivano per quello che gli altri dicevano di quella situazione. E mi è morto uno 2 anni fa. E quindi capisco che dire queste cose siano un po' forti in questo paese, ma il fallimento è l'incipit del successo. L'incipit del successo. Io ho sempre in mente questo ragazzo che impara a fare le capriole, e a meno che sia un predestinato, ma noi non lo siamo, per anni piglia le capocciate. Perché per fare una capriola, tu non nasci sapendo fare la capriola. Tu devi imparare a fare questa cazzo di capriola. E se non ti spacchi la testa almeno 20 volte facendo questa capriola, la capriola non la fai e non avrai neanche il coraggio di farla. Non la fai. E la capriola è frutto di conoscenza e coraggio. Cioè ci sono queste due cose nel concetto della capriola. Se tu non hai conoscenza di come fare, non lo fai. Ma se tu non hai il coraggio di farla, non la fai. Quindi il fallimento ti porta a una consapevolezza di quello che stai facendo e anche quando vai oltre l'ostacolo, il coraggio di farlo. Quindi io spero vivamente di fallire.
e il più grosso fallimento che mi è capitato come persona, come uomo, a parte, diciamo, viaggiamo su quelli lavorativi, perché umani, ovviamente, se stai con una donna con cui una figlia e ti lasci, possiamo definirlo un grande fallimento, come perdere l'amicizia con il tuo miglior amico, questo è un grandissimo fallimento. Però lavorativamente il mio grande fallimento, ritornando alla questione di prima, cioè del ritrovarmi senza più niente, è che all'età di 28 anni mi chiamavano il Golden Boy della televisione, io presentavo X Factor, dovevo presentare Sanremo, ero lì, ero il padrone del mondo, perché la televisione, chi comanda la televisione e fa ascolti è il capo, cioè se tu fai ascolti diventi il capo, cioè decidi tu, la parete la voglio gialla, no, ho cambiato idea, verde, no, ho cambiato idea, gialla, e te la rifanno, ok? Perché se spacchi, fai ascolti, gli investitori vogliono te, portano grano, e quindi sei Cristiano Ronaldo, ecco. In quel momento io ho pensato di fare una cosa sbagliata, perlomeno pensavo fosse giusta, pensavo fosse giusta lì, ma era sbagliata, cioè imporre le mie idee e il mio modo di vedere il mondo in maniera assoluta, cioè talebana in maniera assoluta, quindi io voglio lavorare con i giovani, io credo nei giovani, quindi le persone che mi circondano devono essere solo dei giovani. E in quel momento ho fatto l'errore più grande della mia vita, cioè dimenticarsi del rispetto, perché c'è anche, cioè è nobile dire voglio lavorare con i giovani, ma c'è anche un rispetto nel lavoro, un rispetto delle parti, un rispetto delle persone, un rispetto della storia, un rispetto di quelli che ti circondano. E lì avevo un potere talmente grande che mi sono detto, bene, tutti voi a casa, solo giovani, giovani, tu quanti anni hai? 40, bene, non puoi parlare di digital, voglio uno di 20. Tu quanti anni hai? 62, bene, tu non puoi più fare il mixer della musica, perché io voglio uno di 22. E in questo concetto nobile che io avevo nella mia testa, perché ero incazzato col mondo, cioè ero incazzato perché vedevo che il mondo era sempre come, sai, come i cretini che vanno in piazza a lanciare i sassi, non sarebbe che cazzo fanno lì, ok? È uguale, la stessa cosa. Quindi nel momento in cui avevo questo potere mi sono detto, sai cosa c'è? Siccome qua non cambia, quindi dittatura, tutti fuori. Oh, l'hanno fatto perché io ero il capo. Quindi in questo processo me l'hanno fatto fare, ma ricordati che quando fai male, riceverai male. Ed è così, non è oggi, non è domani, non è dopodomani, ma prima o poi se fai male, riceverai male. E quindi ho vissuto, ho goduto per 2 anni del mio harem di giovani. Poi quando le cose sono iniziate ad andare male, mi hanno impallinato e quindi Facchinetti, benissimo, però sai quello che hai lasciato a casa, forse era meglio di, sai che la colpa è forse di quello, e così mi hanno messo appunto in panchina. Questo è stato un grandissimo errore di valutazione. C'è un bellissimo libro che non ho qua, che si chiama Le 40 regole del potere, è un libro molto forte, molto duro, molto cattivo, nel senso che ti destabilizza quando lo leggi, ma una di queste regole è non pensare mai di avere più potere del capo. E quindi se tu sei subordinato a una struttura iper mega piramidale come quella della RAI, non potrai mai pensare di avere più potere di quello che sta sopra di te, perché se pensi di averlo è solo momentaneo ed è solo una bugia. E quindi nel momento in cui sbaglierai, a meno che sei tu il produttore, il broadcast è tuo, eccolo qua, le 48 leggi del potere, perdonate, il broadcast è tuo, allora puoi fare quello che vuoi, ma se la giostra è di proprietà di un altro, nemmeno in quel caso probabilmente puoi fare quello che vuoi, sì, totalmente. Però, poi, se manchi di rispetto a persone ti torna indietro comunque. Bravo, per cui realmente questo è stato il grande errore, e quindi ho imparato che quando vuoi fare il condottiero, il capo, chiama come vuoi, devi sempre valutare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letture. E per cui ci sono delle cose che magari dici voglio far lavorare solo i giovani, è bello, cazzo, bravo, però questo cosa comporta? Comporta questo, e quello è stato il mio grande errore. Amico mio, devo andare,
che ho una lezione abbiamo sforato ampiamente. Allora, senti, cosa stai facendo adesso? Dimmi solo questa cosa, che sono curioso. Allora, praticamente è successo questo. Sono a casa, sono iperattivo. Prendi tutto, vatti a vedere la marea di messaggi bellissimi, di commenti bellissimi. Sono stati, ragazzi, sono contento perché vedo che molti hanno proprio detto non me l'aspettavo così, guarda, a volte quando uno si fa dei pregiudizi. No? E quindi anche voi, se vi è piaciuta particolarmente questa chiacchierata, cliccate condividi e fatela girare, che credo che abbia detto delle cose talmente... Sei stato fantastico, non so se sei risultato. Grazie. Senti, allora, cosa stai facendo adesso? Di bello? Che cosa è successo? Credo che questo momento, cerco di essere sintetico anche se per me è dura, credo che questo momento sia un momento sì di grande distruzione e è una pestilenza, quindi già nel termine pestilenza noi di fronte a questa cosa, addirittura vedi quando lo dico, cioè soffro solo a pronunciare questa parola. Ma dall'altra parte, che cosa fa questo? Accelera la nostra evoluzione, sia nel verso il concetto di Armani, cioè facciamo cose che rimangano nel tempo, perché ci siamo legati a qualcosa che eticamente non è corretto, cioè costruire qualcosa che scade domani, non siamo un fast food, non è un panino del fast food quello che noi siamo cose più importanti. Dall'altra parte accelera all'ennesima potenza la mutazione digitale, cioè che cosa vuol dire? Abbiamo imparato, stiamo capendo che il mondo può andare avanti anche in questo modo e in questo modo noi possiamo, anzi dobbiamo generare un pensiero che possa generare un'idea, che possa generare un'esigenza, che possa generare una regola d'ingaggio, uno storytelling per finire nel profitto, perché ovviamente dobbiamo andare avanti, non è che possiamo stare anni chiusi in casa, però abbiamo imparato che lo possiamo fare, cioè già i miei figli fanno lezioni col computer, è ovvio che non è la stessa cosa, ma questo è il mondo oggi e pensare che domani sarà lo stesso mondo di ieri è una bugia, ma non perché ci saranno le barriere di plexiglass, è perché la nostra mente ragionerà in un altro modo, quindi non c'è solamente la distanza di un metro, c'è un pensiero che è molto di più, che è cambiato, ok? In questa evoluzione penso che il mondo digitale sia la chiave di tanti che hanno esercizi commerciali, idee, pensieri, chi più ne ha più ne metta, ma non sanno usare la macchina, perché il problema del mondo digitale è che quando lo studi ti insegnano già il passo successivo, cioè ti insegnano, Instagram lo devi usare così, Facebook lo devi usare così, fai la DV facendo così, ma c'è un problema a monte. Se qualcuno non si fa le tre domande che vi ho fatto io prima, che cosa vuoi vendere? Che cosa vuoi raccontare? Cosa credi? Che chi spacca nel mondo digitale spacca perché, oddio, qualcuno dall'alto l'ha deciso? No. Il digitale è la democrazia più assoluta. Cioè, è l'unico mondo dove è la base che spinge su e non è una mano che come 20 anni fa, 30 anni fa, decideva, guarda, tu diventerai qualcuno. Quindi, in questa democrazia totale, se si rispettano i canoni che ho detto prima, si riesce a realizzare qualcosa. Quindi ho detto, facciamo una bella cosa. Mi metto in campo, diciamo così, un po' la Berlusconi style, mi metto in campo e se avete voglia faccio lezioni individuali, venite al telefono con me, adesso sono in ritardo di 12 minuti alla mia lezione, venite al telefono con me e parliamo 50 minuti e sviluppiamo quello che è la vostra idea e cerchiamo di darle un significato. Stai dando questo tipo di consulenze? Sì, e io pensavo, vabbè, che cazzo succederà? Mi sono arrivate 7.000 richieste, quindi ho dovuto prendere 4 ragazzi che stanno lì solo a chiamare la gente, perché non so che cazzo fare, capito? E niente, tutto il giorno che mia moglie mi prende per deficiente, sono qua a parlare con la gente in FaceTime, capito? In FaceTime e ci parliamo. Quindi io ho creato una pagina Instagram che ho dato prima al tuo uomo a Kabul, diciamo così. Mi sono collegato alla sfida, io ho visto che chiacchieravate. Ok, per cui ho dato la mia pagina internet, che è questa qua, si chiama Hook Communication, hook.communication su Instagram, e lì sotto c'è un link, che è il link del form, che non so se lo mette in chat o dove lo volete mettere. Sì, basta che si schiacci e via. Mi piace questa cosa, è una soddisfazione, no? Ragazzi,
cioè, alla fine tu più di tutti, noi ci cibiamo delle persone, cioè la nostra benzina sono loro, cioè sono loro, senza di loro noi non saremmo nulla, quindi tutto ciò è benzina per me, è benzina perché ci sono delle storie fantastiche, cioè come Roberto, fai questo lavoro da 30 anni, chissà quante ne hai viste, quante ne hai toccate, quante cose hai realizzato, quindi devo dire che sono molto 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 contento e fino a quando riesco lo faccio, quando mia moglie mi sbatterà fuori da casa, che sono tutto il giorno a parlare al telefono come un pazzo, allora a quel punto ci preoccuperemo. Va bene, ragazzi. È stata una chiacchierata bellissima. Ti lascio alle tue consulenze online. Grande, grande. Roby, poi vedete sui social il giorno del tuo compleanno. Bello. Ovvio. Ma la torci o te la tagli proprio? No, la taglio tutta, va via, deve essere taglio tutto, taglio via. Tutto. Poi Roby, appena torniamo, non sappiamo in che anno, appena torniamo, insomma, sul campo, invitami che vengo, Lo so, e tu sei sempre tutto straordinario. Va bene, ciao, va bene. Grande. Grazie, ciao, 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 grazie a pure. Ciao a tutti, io saluto. Grazie, ciao, ciao, ciao. Allora, la lezione qua è che il pregiudizio perché il tatuaggio, il figlio di Capitan Uncino, non ve l'aspettavate così, Io sono rimasto affascinato la prima volta che l'ho conosciuto, ed era un po' di anni fa, non avrei mai pensato di trovare una mentalità del genere, unita a questa energia pazzesca, che è quello sempre che contraddistingue, a mio modo di vedere, i grandissimi hanno questa energia che arriva e che ti travolge. Bene, sono contento, se vi è piaciuta questa live, mi sembra di sì, cliccate condividi perché sono venute fuori delle cose che credo valga la pena ascoltare, soprattutto per chi è un po' più giovane, ha dato dei messaggi davvero bellissimi. Devo dirvi che non so se ci vedremo domani perché sto ancora aspettando conferma per domani, se no ci vedremo settimana prossima, però Roberto and Friends prosegue perché ancora un po' di Friends di valore ce li ho e ve li porterò uno alla volta. Buona giornata, a presto, ciao ciao!